chiama Segway Max G30 ed è Max davvero sotto tanti punti di vista, perché è grande, è pesante, è veloce, è potente, ha un'autonomia esagerata e beh, anche il prezzo non è comunque così piccolo. Segway ha voluto aprire con questo Max G30 una nuova via, perché non è un classico monopattino pensato per il commuting, pensato per essere caricato in metropolitana, in treno, per l'ultimo miglio, ma è un monopattino elettrico che vi porta da casa direttamente a destinazione. Il suo punto di forza, l'abbiamo detto, è l'autonomia 60 km, 65 km, a seconda ovviamente di come lo utilizziamo e di quanto pesiamo, però rimane il fatto che è più o meno il triplo dell'autonomia di un monopattino medio. Per fare un confronto, sempre in casa Segway, le S2 ha 20-25 km di autonomia. Tutto merito della batteria, la batteria è qui sotto la pedana, e oltre a garantirci tanti chilometri abbassa il baricentro e dà tanta stabilità durante la guida. Il motore è nella ruota posteriore, è qui, è una cosa abbastanza caratteristica e abbastanza particolare, però a noi è piaciuto molto perché non si ha la sensazione di essere trascinati, di essere aggrappati al manubrio, ma quella di essere spinti dal monopattino. Questo restituisce un ottimo feeling quando si guida. Il motore ha tre riding mode, chiamiamoli così, di fatto sono più limitazioni di velocità a 15, 20 o 25 km orari. Ci sarebbe piaciuto anche avere la possibilità di un quarto riding mode, diciamo così, pedonale, perché sappiamo che in tutte le aree pedonali la velocità massima è di 6 km orari. È attivabile questa funzione, ma solo attraverso lo smartphone. Poterlo fare con il doppio clic qui sul display, come per cambiare le altre modalità di guida, sarebbe stato più comodo. È regolabile anche il recupero di energia in fase di frenata, cioè quando noi lasciamo la paletta dell'acceleratore, il motore si trasforma in una dinamo che converte l'energia cinetica in energia che va un po' a ricaricare la nostra batteria. Sono tre i livelli, il primo lascia scorrere di più il monopattino ma ricarica meno, il secondo a nostro avviso è il miglior compromesso, il terzo invece è molto invadente, nel senso che appena rilasciamo la paletta sentiamo proprio un arresto. Quindi bisogna essere un po' preparati per usare questa terza modalità. La batteria può essere ricaricata con un semplice cavo, non serve un caricabatterie, perché il caricabatterie da 3 A è integrato all'interno del nostro monopattino. Da 0 a 100 servono più o meno 6 ore. Per chi avesse molta fretta c'è un caricabatteria esterno acquistabile da 5 A, noi non l'abbiamo provato, ma dovrebbe ricaricare sempre da 0 a 100 più o meno in 3-4 ore. La frenata è spesso un punto debole dei monopattini elettrici, mentre per il nostro Max G30 è un punto di forza. È un punto di forza perché intanto è doppia, nel senso che all'anteriore abbiamo una frenata meccanica con freno a tamburo e al posteriore una sorta di freno motore. Ma che la rende così efficace è la combinazione, il bilanciamento tra i due sistemi di frenata. Infatti, quando noi andiamo a frenare anche profondamente, anche in situazioni di emergenza, non va mai a bloccare la ruota anteriore, ma blocca piuttosto la ruota posteriore. Questo ci dà sempre stabilità e una frenata lineare, mai scomposta. Un'altra cosa della frenata che ci è piaciuta tantissimo è che, avendo la batteria qui, quindi tutto il peso sotto la pedana e non nel tubo come in altri monopattini, non abbiamo la sensazione mai di ribaltarci in avanti, di puntarci sull'anteriore.
parliamo di comfort e di posizione di guida. Allora, innanzitutto la pedana è gigantesca, lo vediamo, le dimensioni, abbiamo già capito che in questo monopattino contano. Qui ci starebbero anche i piedi di un giocatore di basket, mentre come posizione di guida ci piace un po' meno. Io che giocatore di basket non sono, perché sono alto 1,70 m, avrei preferito magari un manubrio qualche centimetro più basso, ma questi sono veramente gusti personali. Per quanto riguarda il comfort, il Ninebot Segway Max G30 non ha gli ammortizzatori, quindi sta agli pneumatici tubeless da 10 pollici assorbire tutte le vibrazioni e le asperità della strada. Finché parliamo di pavé e di piccole buche va tutto bene e lavorano molto bene, non si sentono le vibrazioni sul manubrio, ma quando invece le buche sono un filo più pronunciate oppure abbiamo dei piccoli dossi, degli scalini, ecco, allora il colpo si sente e si accusa. Le doti dinamiche del G30 sono veramente eccezionali perché, come abbiamo anticipato, è un vero e proprio mezzo di trasporto, non è pensato solo per il commuting, ma proprio progettato e realizzato per fare tanti chilometri, tanta strada. Quindi ha un'eccezionale stabilità e un ottimo sistema di frenata. Il motore spinge bene, spinge anche su salite abbastanza ripide, fino circa un 20%. I lati negativi, uno l'abbiamo già accennato, il peso. Parliamo di 18 kg, non è pensato per essere sollevato, diciamo così, ma sicuramente un peso così importante limita un po' la flessibilità di questo mezzo. Il secondo è il prezzo, costa 799 euro, è un prezzo sicuramente alto, ma è giustificato dalla qualità del prodotto. In questi mesi, fino al 31 dicembre 2020, gode ovviamente del bonus mobilità e quindi grosso modo lo andremo a pagare intorno ai 350 euro. Questo era il Ninebot Segway Max G30. Ciao a tutti!